Io a questo punto aprirei la tavola rotonda con i nostri giornalisti, col dottor Settepane che appena si è seduto qui, magari se voleva iniziare con... vedevo che sorrideva, magari c'era qualcosa di divertente da dirci. Come preferite? Mi presento da solo. Allora, io sono Alessandro Settepani, insegno analisi del rischio di credito, ma ahimè, oltre a questo, come lavoro sono il responsabile per l'Italia di Fitch Ratings. Quindi sono proprio una di queste, diciamo, dei responsabili dei cattivoni, cioè le agenzie di rating. Quindi volevo fare, diciamo così, un intervento che sia un pochino una puntualizzazione e una spiegazione di alcuni aspetti e poi sollecitare anche il dibattito tra di noi, con particolare riferimento al rating. Purtroppo ultimamente, ahimè, di agenzie di rating si parla tantissimo, devo dire... forse dando troppa importanza al rating, e purtroppo a volte se ne parla anche a sproposito, perché la gente orecchia, sente dire, però sostanzialmente magari non fanno lo sforzo di andarsi a documentare e capire esattamente che cos'è il rating. Ovviamente non faccio riferimento ai nostri amici qui che sono ben documentati, ma io ce l'ho con mia madre, la quale dopo 10 anni che lavoro per un'agenzia di rating finalmente ha capito che mestiere faccio. E quindi ogni volta che torno a casa mi inizia a dire: ah, perché voi da un gradato, i conflitti di interesse, e di qua e di là. E insomma, allora cerchiamo di chiarire alcuni aspetti. Un pochino, diciamo, lo stesso discorso che ho fatto a mia madre. Quando io entrai a lavorare per Fitch 10 anni fa, quindi in tempi non sospetti, ancora non si parlava così tanto delle agenzie di rating, non c'erano stati tutti downgrade, non c'erano stati i subprime, Lehman. Appena sono entrato, prima cosa, io provenivo dalla Banca d'Italia, ho lavorato per 10 anni nella vigilanza della Banca d'Italia. Sono arrivato lì, classica cosa, la prima cosa che fai, ti fai il colloquio, la presentazione con il managing director americano, insomma, che era il capo dell'agenzia di rating, la quale era una donna. La prima cosa che mi ha detto appena sono arrivato, ha detto: Alessandro, tu lavorando per l'agenzia di rating ti devi considerare una persona libera come se fossi un giornalista, cioè tu devi dare la tua opinione, devi sentirti libero di darla, non te ne deve fregare niente di quello che dicono gli altri, di sentirti condizionato, di eventuali impatti che questa opinione ha sul mercato, perché il valore aggiunto che tu puoi veramente dare è quello di dare un'opinione libera e documentata, ovviamente. Allora, io immagino che lei avesse in mente, non so, i giornalisti di stampo anglosassone, non so se aveva in mente i giornalisti italiani che magari sono più o meno schierati, la tua opinione non so quanto sia lì. Comunque, diciamo, è una cosa che mi ricordo, insomma, mi colpì, perché io pensavo di andare a lavorare, diciamo, come economista, come analista finanziario, non pensavo di essere paragonato a un giornalista. Questa piccola premessa per cercare di spiegare un pochino come, diciamo, le agenzie di rating hanno sempre visto loro stesse, cioè effettivamente come delle entità indipendenti, terze rispetto al mercato, le quali si devono semplicemente preoccupare di elaborare un giudizio che fosse quanto più fair possibile, cioè quanto più corretto, e che fosse soprattutto libero. Che cos'è questo rating? Che cos'è questo giudizio che le agenzie di rating danno? Questo, diciamo, noi cerchiamo di spiegarlo a tutti quanti, a parte tutti i disclaimer legali, però in realtà è veramente la natura del rating quello che sto dicendo. Cioè il rating è un tentativo di ordinare in maniera relativa la rischiosità di alcuni soggetti, la rischiosità creditizia di alcuni soggetti che si presentano sul mercato. Come le agenzie di rating cercano di svolgere questo esercizio? Utilizzando dei modelli quantitativi e anche, diciamo, degli elementi qualitativi nella loro analisi, e quindi, diciamo, in quanto tali soggettivi.
Allora, è diciamo qui che nasce sostanzialmente il concetto che il rating è un'opinione e non è un giudizio assoluto, cioè di per sé noi siamo i primi a dire che è un giudizio relativo e quindi va relativizzato, cioè è fatto sulla base di modelli e ipotesi di partenza anche di tipo qualitativo. Non solo, ma è un esercizio che tenta di stimare, di valutare la rischiosità di soggetti che si presentano sul mercato, però proiettandola nel futuro. Ok? Quindi noi di fatto cerchiamo in qualche modo di predire il futuro. Allora, io vi dico a voi, provateci voi a predire il futuro e a non fare mai errori. Pensate che sia possibile una cosa del genere? Io dico di no, perché se uno fa un'attività, diciamo, di analisi predittiva, è fisiologico anche un certo margine di errore. E allora, qual è il margine di errore che dovrebbe essere consentito alle agenzie di rating? Avete voi una risposta? Filippo, tu mi sembra che eri a favore della responsabilità legale delle agenzie di rating, però... No, ma io credo che il problema debba essere inquadrato con quelli che sono i modelli, gli schemi e le regole generali del diritto privato. Cioè, partiamo da un presupposto, e poi l'hai evocato, cosa che avevo fatto anch'io, il valore della libera opinione, no? Dici, mi è stato detto, io sono un giornalista. Il fatto di essere giornalista significa, questa è la lettura che affiora dal dibattito sul tema delle agenzie di rating, avere una libertà costituzionale di poter rendere opinioni e non essere sindacato per le opinioni che si dicono. No, ma anche perché io sono il primo a dire che i miei giudizi in realtà sono relativi, cioè... No, certo, i giornalisti che per mestiere fanno quello sono soggetti alla disciplina del market abuse. Le agenzie di rating che per mestiere non fanno quelle non lo sono. Cioè è talmente, voglio dire, paradossale questa esclusione sulla base della giustificazione che voi fate opinione che non regge alla prova del quadro giuridico. Detto questo, e qui mi riallaccio a quello che diceva Girino, ma l'agenzia di rating fa opinione o fa raccomandazione? Perché questo è un dato di fatto, di merito, non è un dato giuridico. Poi ovviamente c'è l'apprezzamento giuridico. Sì. Ora, che l'agenzia di rating faccia raccomandazione al mercato, io credo che sia difficilmente contestabile. Cioè determina, e cerco di dare una spiegazione giuridica, nei potenziali contraenti una scelta rispetto ad un'altra. E questo, anche questo è un dato pacifico sotto profilo fattuale. Se un soggetto dà una falsa informazione ad un altro soggetto che si sta autodeterminando negozialmente, ebbene quel soggetto che ha dato una falsa informazione, se è un professionista, se lo ha fatto anche colposamente, sì, risponde civilisticamente nei confronti del soggetto che ha fatto il cattivo affare o ha subito il pregiudizio. Questo è il principio della responsabilità civile dell'autodeterminazione negoziale. Nasce in un caso di De Chirico, dove un gallerista d'arte acquistò un'opera di De Chirico che pensava autentica ma in realtà poi si palesò falsa, andò dal maestro a fine vita, non versava in buone condizioni economiche, e gli chiese una certificazione dell'autenticità dell'opera. De Chirico firmò autenticò. Dopo qualche anno emerse in vero che quell'opera era falsa. Il gallerista fece causa alla vedova per lesione del principio di autodeterminazione negoziale. Da quel caso è nata in Italia la responsabilità civile per false informazioni. E chiunque risponde, la banca che dà un bene fondi sbagliato, la Consob che non fa un controllo del prospetto, eccetera, eccetera. Ora, difendere la irresponsabilità civile come evidentemente posizione di partenza dell'agenzia di rating sulla base della considerazione che l'agenzia di rating fa opinione davvero mi sembra poco convincente.
Ma tu che intendi, la mia opinione, sì, no, ma tu che intendi per informazione falsa? Cioè, che cos'è un rating falso? Ma no, un rating, adesso, cioè, è evidente che qui si pone il problema generale, cioè qual è la raccomandazione di investimento che fa la banca al cliente? Cioè, si aprono poi no, delle facciamo ad esempio il caso, facciamo il caso di Lehman. Insomma, io non so, questo ce lo devi spiegare tu. Facciamo il caso di Lehman. Allora, aspettate, Lehman intanto è per Fitch, poi non so per gli altri, era singola a meno nel momento in cui è fallita, non era tripla. Però, allora, un'entità singola a meno non è un'entità che non può fallire. Un'entità singola a meno è un'entità che ha una sua probabilità di default. Dal venerdì al lunedì? Ha una sua probabilità di default. Bassa, però ha una probabilità di default. Quindi Lehman va in default. Allora, questo default è un default fisiologico, nel senso che può essere ricompreso in questo in questa probabilità di default storica della singola a meno, oppure è stato un errore, oppure magari era basato su delle informazioni, cioè su dei modelli di analisi che erano volontariamente alterati. E questo, diciamo, il dibattito, anche poi dal punto di vista legale, diventa ovviamente molto, molto scivoloso. Cioè, basta la colpa, non serve il dolo. Sì. Cioè, nessuno parla di dolo. Sì, no, però comunque sia, ripeto, stiamo parlando di un'attività predittiva, quindi già di per sé dovrebbe essere consentito un certo margine di errore, credo, no? E in più, comunque, nel momento in cui dico un'entità è una singola a meno, già quello significa che storicamente entità a meno possono fallire, non è vero che non possono fallire, quindi c'è il fallimento. A quel punto non abbiamo sbagliato, era fisiologico, era possibile, era impossibile, c'è stato un'alterazione volontaria dei modelli, insomma, per dire che, voglio dire, non è così immagino che ci clear cut, come diciamo gli inglesi, cioè vanno fatte delle valutazioni, quindi è possibile che si commettano degli errori, perché è un'attività predittiva, ed è anche possibile, è anche giusto che insomma, entità con un rating anche abbastanza buono possano andare in default, perché è storicamente realizzato. Il vero problema è andare a capire quando un'agenzia, diciamo, inizia a sbagliare troppo, quindi andarsi a rileggere, diciamo, le statistiche di performance dell'agenzia ex post e dire: oh, guarda che qui, allora, non lo so, un a meno dovrebbe fallire con un 3% di probabilità, ma in realtà, andando a vedere ex post quello che tu hai fatto, le tue a meno falliscono con un 10%, perché? Quindi, voglio dire, inizia a diventare un discorso abbastanza accademico, che però, diciamo, non è connesso a un solo evento, ma va fatto a livello aggregato, questo proprio anche dal punto di vista scientifico, statistico. Posso aggiungere? Se posso? Mi sentite? No, non si sente. Pronto? Mi sentite? Ok. Allora, posso riprendere la posizione... È giusto così? Si sente? La posizione centrale, per fare un po' di ordine, fare un po' semaforo, lo faccio volentieri e dico solo due battute, perché sarei anche noto per parlare, ma ok, mi taglio. Due battute sono che i consulenti finanziari dovrebbero avere un motto, che a me farebbe piacere, e il motto dei consulenti finanziari, sentito il discorso sull'autonomia della professione, quello molto importante, è: nessun pasto è gratis, con la firma che è di Milton Friedman. Nessun pasto è gratis, è tutto conta, e quindi è giusto che il servizio sia quello. Sempre rifacendomi al discorso di un po' di stamattina e alla deresponsabilizzazione che è stata fatta. Allora, la generalizzazione che è stata fatta, un po' già contestata da qualcuno, su sostanzialmente l'educazione finanziaria non avrebbe fatto praticamente nulla per fermare la crisi. Allora, se, come si dice, gli individui sono individui e le corporation non sono uomini, allora gli individui, che sono invece quelli che vivono e che vivono la crisi e che sono state le vittime della crisi,
Allora, come vittime della crisi, se un individuo si prepara bene ed è educato e sa scegliere, come giustamente ha indicato il professor Gandolfi, gli errori da non fare, non commettere, quantomeno tiriamo via tanti di quegli individui da questo macello che si è generato con la partecipazione dell'individuo sbagliata, ma con la corresponsabilizzazione individuale, perché ritengo che nella finanza e nel mercato l'individuo abbia da prendere le sue responsabilità non solo nel momento in cui fa la consulenza, ma anche nel momento in cui fa l'investimento, perché, perché lo fa la sua due diligence quando va a comprare un'automobile, prende per 3 mesi 4 ruote e non si vede perché per comprare, invece, per spendere 100.000 euro in un composto di portafoglio con dentro di tutto, va in banca e lo porta a casa e poi dopo ci penso loro. Ok, quindi la battuta che adesso vi dirà il professor Gandolfi, che cede la parola, è una, gliela cedo, perché l'avevo in serbo, ma ha detto la dico io. E poi dopo. Scusate, ma condividiamo il microfono e anche le idee su questo punto. Allora, intanto ringrazio il collega Stefani per la sua relazione e devo dire anche per il suo coraggio, perché indubbiamente c'è chi facendo outing ha detto: io rischio di andare in quel posto là, non cito niente, può essere, sono tutte, solo perché difendo i cattivi, tra virgolette, addirittura abbiamo il cattivo, quindi insomma, ti dico così, coraggio veramente da leone. Io sarò brevissimo e partirei dalla tua domanda. Provate voi a prevedere il futuro. Io dico sempre ai miei ragazzi, nella vita, e pensate che cose profonde dico, abbiamo solo una certezza, ecco, e quindi già forse ti ho risposto. Allora potrei anche risponderti con un'altra domanda. Allora mi dico, ma posso capire che si può sbagliare, ci mancherebbe altro, poi dipende però dall'effetto che produce un errore, perché se sbaglio a correggere un compito probabilmente produco un effetto, se sbaglio a attribuire un rating posso avere degli effetti un po' più grandi. Comunque rispondo con un'altra osservazione, ma allora potrei anche ignorarlo. Bene, e però qui c'è un problema. Citerei un economista, e così faccio un gioco, non vi dico chi è, e poi vediamo se qualcuno me lo indovina, che disse, lo dico in italiano, così già capite che è anglofono: nel mondo ci sono due superpotenze, una è rappresentata dagli Stati Uniti perché ti possono distruggere scagliandoti bombe, la seconda sono le agenzie di rating perché declassando i tuoi bonds ti possono distruggere. E allora già qui, se sbaglio un giudizio, posso produrre degli effetti devastanti. Chiudo aggiungendo un altro elemento che per me è ancora più preoccupante. Vedete, ho scoperto che alcuni investitori istituzionali, fondi comuni di investimento, bene, nei loro regolamenti interni dichiarano in quale asset class investono e con riferimento al merito creditizio dichiarano, ad esempio, che non possono investire titoli che hanno un rating inferiore a una certa soglia. Bene, allora, supponiamo, e forse è quello che è avvenuto anche qualche mese fa, supponiamo che avvenga un declassamento che faccia sì che quel titolo di quel paese scenda sotto a quell'asticella, però magari un errore, e l'errore è umano e quindi lo posso capire, ma provate a immaginare l'effetto. Bene, l'effetto è inutile che io ve lo stia a dire perché l'hanno spiegato i relatori stamattina, ricordo professor Verga, l'effetto sapete qual è? Che anche se io voglio ignorare quel giudizio, perché dico, per me non è vero, e non sto parlando da Gandolfigino, sto parlando da gestore di un fondo, io sono costretto a vendere quei titoli. E sapete cosa succede? Ceteris paribus, o come dicono gli economisti, o se no a bocce ferme, giusto per capirci meglio, a bocce ferme vuol dire che se io mi metto sul mercato in vendita di quel titolo, il prezzo scende, quindi il rendimento sale e con lui anche lo spread. Basta. Posso? Grazie. Prego, consiglio.
No, scusa, non ho detto la battuta poi. Ah, vero. Allora la dico io. Resistono. No, a proposito della indipendenza e a proposito della non indipendenza che hanno i giornalisti che lavorano in società editoriali che sono chiaramente addirittura posseduti, io parlo per me, parlo per la stampa di Torino che è della FIA. Ecco, ci sono agenzie di stampa, agenzie invece di rating, che sono come Moody's, che è l'unica, che adesso che sta ritardando drammaticamente la retrocessione dell'America, e ha come primo azionista Warren Buffett. Warren Buffett è quello che si conosce tutti perché è il compagno nella campagna contro per la tassazione dei ricchi in America, quindi ha un ruolo ormai politico molto importante. Che ha un soprannome? L'oracolo di Omaha, Nebraska. Esatto, qui l'oracolo, quindi l'oracolo. Abbiamo scoperto che esiste l'oracolo. Anche l'oracolo. Comunque adesso la risposta, ovviamente risposta al dottor Settepani perché è interessantissimo. Sì. Beh, allora magari rispondo a questa battuta raccontando un episodio abbastanza simpatico. Recentemente, insomma, stavo parlando con un funzionario pubblico, perché adesso va di moda comunque interrogare le agenzie, il quale mi disse: beh, comunque tutti sanno che voi siete controllati dagli hedge fund e quindi alla fine fate quello che vi dicono di fare gli hedge fund. E io: guardi, dottore, dico, ma lei è informato, diciamo, chi è il proprietario di Fitch Ratings? No, dice, gli hedge fund. No, dico, guardi, vorrei cortesemente informarla che il proprietario di Fitch Ratings è un simpatico signore francese che si chiama Marc de la Charrière, il quale fino a, diciamo, un anno fa possedeva il 100% di Fitch e recentemente ha ceduto il 50% alla famiglia Hearst, che è un gruppo editoriale americano che sono quelli che fanno Cosmopolitan. Quindi i proprietari di Fitch in questo momento sono due, un vecchietto francese e un gruppo editoriale americano. Noi gli hedge fund nel nostro azionariato non ce l'abbiamo. Non lo sapevo. Questo è uno degli esempi che a volte si parla un pochino a sproposito, no? Purtroppo, quindi, ahimè, succedono, però ecco, la cosa che a noi dà molto fastidio è quando sulla stampa, i commentatori, anche economici, dicono le agenzie di rating, il cartello delle agenzie di rating. No, in realtà non c'è nessun cartello e le agenzie di rating sono molto diverse una tra l'altra, anche nei giudizi. Ad esempio, sullo Stato italiano, in questo momento, abbiamo tre giudizi diversi. In 20 giorni si avvengono. No. A luglio Moody's ha downgradato lo Stato italiano a BBB, una settimana dopo noi abbiamo confermato il rating di singola a meno che avevamo già assegnato a gennaio. Quindi, voglio dire, ci sono comportamenti molto, molto differenziati. Però, per tornare invece all'esempio che facevi tu, cioè, quello è il classico esempio di due entità private che sulla base, diciamo, di un accordo di diritto privato decidono loro di utilizzare il rating come un elemento decisivo nella loro, diciamo, strategia di investimento. Non penso che questo sia colpa dell'agenzia di rating, no? Allora, scusa. Poi, altra cosa, il regulator decide di utilizzare il rating nella regolamentazione, Basilea, eccetera. È colpa dell'agenzia di rating? Cioè, è stata l'agenzia di rating che ha obbligato il regulator a... Noi abbiamo sempre detto, se ci togliete... Bisognerebbe vedere che tipo di lobbismo ha fatto per ottenere quella... No, non è stato fatto, anzi, perché in realtà no, poi... In America, noi parliamo dell'America. I nostri guai sono iniziati proprio in quel momento. Noi abbiamo sempre detto, se voi volete togliere ogni riferimento al rating da tutte le regolamentazioni, per noi va benissimo. Darei adesso la parola alla dottoressa Paola. Non so. Ah. Io avevo una domanda anch'io, non volevo. No, per prima... Lui. Prima lei che padrona di casa. Pronto? Ok. Ecco, a nome di Asso Finance io voglio ringraziare Alessandro Settepani e anche complimentarmi, perché
essere qui a rappresentare un'agenzia di rating significa avere una forte personalità e molte convinzioni altrettanto forti, evidentemente. E credo anche una buona dose di coraggio, no? E di simpatia che le si legge in faccia. E quindi grazie. Oltre a ciò che avete già osservato, io credo si ponga, dal punto di vista dell'attività delle agenzie di rating, ma non di Fitch in particolare, di tutte e tre in particolare, una questione di timing. Cioè, oggi che l'Europa soffre, e particolarmente soffrono alcuni stati europei, la percezione che si ha nell'osservare il comportamento delle agenzie di rating o di alcune agenzie di rating è che ci sia una sorta di accanimento contestuale che secondo alcuni osservatori, ma direi proprio con un'osservazione asettica, cioè una semplice registrazione dei comportamenti, ti porta a ritenere che non si tratti solo di un'opinione libera, quindi dell'espressione di un pensiero liberamente, come è giusto che sia in questo pianeta evoluto, almeno in parte, no? Ma si percepisce la volontà di imporre un giudizio negativo in certi casi e di incalzare anche, rincorrendo questa negatività, quasi a voler piegare la politica di quegli stati coinvolti ad un certo destino. Cioè voglio dire, se un medico, no? Un medico, anziché curare il paziente, aiutasse il paziente a morire prima, non so come dire. Cioè, dal suo punto di vista, lei che vive attivamente da 10 anni il mondo delle agenzie di rating, le agenzie di rating scelgono anche l'attimo nel quale esprimere il loro parere libero, legittimo, con la consapevolezza dei danni che possono creare. Perché la Grecia, per esempio, che mi fa una grande tenerezza, poi io ho un profondo rispetto dei greci, così come dei romani, perché sono stati comunque la culla della civiltà occidentale, beh, mi dispiace vedere la Grecia ridotta in questa condizione. E quando vedo questo accanimento continuo, il downgrade che si ripete, che si rincorre, vi domando, ma che vantaggio vedete? Cioè, voglio dire, io capisco la necessità di garantire a chiunque l'opportunità di esprimere liberamente un'idea, ma qual è il vantaggio nell'esprimere l'idea in un certo momento anziché in un altro? Perché non è indifferente, non è neutra la variabile temporale. Cioè, come scegliete il momento in cui esprimere liberamente il vostro pensiero? Grazie. Se c'è un'altra domanda sempre a lui, venga. Se invece sono interventi, possiamo fare la risposta. Se voleva fare la domanda, voleva parlare. Allora, per la domanda e per l'ultima volta può rispondere, poi do la parola alla dottoressa Paola Leocan e poi... No, è una domanda molto importante che effettivamente anche noi ci siamo posti il problema, cioè il timing delle nostre azioni di rating, no? Perché cioè, anche per noi rappresenta poi un dibattito filosofico molto importante al nostro interno. Allora, vi faccio il caso di una entità, adesso non voglio fare nomi, però un'entità che, ammettiamo, un anno fa aveva un rating di doppia A, stabile, quindi per noi. All'improvviso il mercato si gira contro questa entità e decide che questa entità, che fino a quel momento si andava a finanziare sul mercato a 200 basis point, nel giro di un mese si deve finanziare sul mercato a 500 o 600, a 600 basis point. Noi prendiamo i nostri modelli, andiamo a fare le nostre proiezioni, che a quel punto è semplicemente un calcolo aritmetico, e vediamo che il debito di quell'entità nel giro di 2 anni a quei tassi di rifinanziamento raddoppia. A quel punto noi che dobbiamo fare? Dovremmo abbassare il rating, perché il profilo finanziario di quell'entità, per scelta del mercato, si è profondamente deteriorato. E noi ci poniamo la domanda: a questo punto che facciamo? Abbassiamo il rating immediatamente o magari vogliamo aspettare
per vedere se per caso il mercato nel giro di 2 settimane magari cambia idea e lo spread ritorna. Aspetti 2 settimane e lo spread è ancora lì. Vabbè, aspettiamo un altro mese. Cioè, il problema effettivamente di dire il rating deve essere volatile come è volatile il mercato, perché comunque il rating utilizza dati di mercato, oppure invece deve essere un po' più stabile nel tempo e cercare invece magari di seguire i dati fondamentali di bilancio dell'entità. È chiaramente una questione aperta. Noi abbiamo cercato, diciamo, cerchiamo di in qualche modo garantire una certa stabilità del rating, quindi non andare dietro il mercato. Ecco, questo è un esempio, quello che ho fatto, tra l'altro, che dimostra che in realtà, soprattutto ultimamente sui sovrani, in realtà non è il mercato che segue le agenzie di rating, sono le agenzie di rating che in qualche modo seguono il mercato, no? Perché il mercato decide che lo spread non è più 200 ma è 500, a quel punto l'agenzia di rating può aspettare un pochino, ma poi deve adeguarsi, perché il profilo finanziario di quell'entità è deteriorato. No, è una questione difficile rispetto alla quale ovviamente, cioè, nessuno ha una risposta, però voglio dire, in realtà poi sembra quasi che è l'agenzia di rating che crea il danno e sposta il mercato, ma in realtà ultimamente è stato il contrario, cioè il mercato è andato completamente per conto suo.